Marco Civoli, a te la linea. E noi partiamo con la sintesi dal secondo minuto di gioco. Con Ronaldo che tocca per Winter, e l'olandese che fa partire questo cross. Ronaldo, Zironeri, la palla sul sinistro di Milanese, si scansa Borriello, ma la palla trova il braccio di Luppi. E per l'arbitro è calcio di rigore. Due minuti, rigore per l'Inter. Taibi ha la fama di pararli i rigori, ma Ronaldo è più preciso di lui. 1-0 per i nerazzurri dopo due minuti di gioco. Un Inter che traccheggia un po', mentre Novellino, che si accorge della telecamera vicino a lui, protesta. Diciamo Inter un po' traccheggiante, prova a approfittarne Valtolina con Galante che salva a Pagliuca battuto. C'era anche l'esordio di Šimić oggi, il croato, che qui si fa sorprendere da un grandissimo maniero, il gol dell'1-1 al 19° minuto. Molti sognerebbero di fare un gol così a San Siro. Ma la partita prende tutta un'altra piega. Osserviamo Zamorano, Ronaldo, Baggio, ed è il gol del 2-1, il secondo gol in campionato di Baggio, il 153° nella sua carriera. Un paio di finte con il corpo e Taibi è battuto. Poi Ronaldo ubriaca Brioschi, palla dentro e l'opportunismo di Zamorano per il 3-1. Il prezzo del biglietto a questo punto forse è già abbondantemente pagato. Ci sono dei cambi mentre rivediamo ancora le innumerevoli finte del brasiliano e il colpo sotto di Zamorano per il 3-1. Ma c'è anche il break del Venezia ancora con Valtolina, Pagliuca è sempre pronto. Ronaldo poi, Zamorano, Zanetti, il tiro dell'argentino, la palla sul palo, si dispera Zanetti ma Baggio in qualche modo, e vedremo poi come, la rimette in mezzo e Zamorano di testa trova Pagliuca, trova Taibi. Osservate la rabona di Roberto Baggio e la deviazione di Taibi. Poi ingenuità di Brioschi, la palla sui piedi di Ronaldo, un paio di finte, il cross morbido, manca la palla prima Zamorano, tocca Baggio, poi ancora Zamorano per il gol del 4-1. Si va nel secondo tempo con il montaggio di Fabio Ballini, sempre sotto la pioggia e sotto i riflettori. Zamorano, poi arriva Baggio, osservate bene il movimento di Baggio, testa bassa, fa partire il cross, Zamorano c'è ed è il gol del 5-1 che esprime così la sua gioia per l'assist di colui che sicuramente è un grande del calcio italiano, Roberto Baggio. Rivediamo ancora il sesto gol di Zamorano in questo campionato, tutti segnati a San Siro. Poi c'è ancora la premiata ditta, Baggio, Zamorano, Taibi intuisce e poi Galante prova la conclusione. Volpi che sostituisce Iachini impegna così Pagliuca. Siamo al 14° minuto. Ancora il Venezia, il risultato è già acquisito per l'Inter, si smarca bene Volpi a centro area, Pagliuca è battuto ma ancora una volta Galante salva la propria porta. E siamo al 25°. Tutto il pubblico di San Siro in piedi per salutare l'uscita di Zamorano. Al suo posto entra Pirlo. Baggio, fallo commesso da Brioschi sul giocatore nerazzurro. Punizione battuta da Simeone che sorprende tutti. Ronaldo però arriva in area, recupero e segna il gol del 6-1. Il sesto gol in campionato, pensate, il 31° in 41 partite in Serie A. Ma c'è lo spazio ancora per il Venezia. Il gol del 6-2 segnato ancora da Magnero, siamo al 44°, quello che sorprende è la reazione di Gianluca Pagliuca dopo questo secondo gol subito. Insomma, vince la Formula 3 dell'Inter, Zamorano, Ronaldo, Baggio, vero opportunismo, potenza, classe. Largo ai campioni, quando stanno bene diventano veramente immarcabili. Adesso vedremo se e quanto Lucescu insisterà con questo trio. Oggi apparso davvero devastante. Il Venezia aveva subito, pensate, una rete in 6 partite, oggi è affondato, paga le assenze in difesa, ma soprattutto la super giornata dei magnifici tre. A te Giampiero. Sì Marco, ma vedremo spesso questo tridente secondo te in attacco? Bisogna chiederlo proprio al tecnico rumeno, domenica c'è una partita poi importante a Bologna e vedremo se Lucescu avrà l'intenzione di schierare ancora questi tre. Ripeto, se stanno bene sicuramente occorrono 5 o 6 uomini per marcare. L'abbiamo visto, grazie.